ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Io sono Gianmarco e oggi, come nuova addizione alla mia serie di video CDY, ho pensato di fare una cosa abbastanza particolare. Siccome qui con me ho Simone, che è un fotografo e ha un canale YouTube, se vi va andatelo a guardare, Junifox, trovate il link al suo canale. Quale migliore occasione per non sfruttare una persona a mio vantaggio? Però non voglio fare foto inutili o fine a se stesse, voglio fare delle foto in piscina. Voglio andare direttamente dentro l'acqua e creare le foto più particolari possibili. Qui ho una borsa piena di oggetti, vestiti. Sì, perché entrerò in piscina vestito. Non vedo l'ora di vedere cosa succederà. Allora, questa qua è la nostra piscina. Ci sono tanti ragazzi qua intorno a me che stanno facendo un sacco di video. Luca Chetti, Valentina, ciao, bla bla bla, ciao, bla bla bla. Ciao. Anche Debbie, ciao. Paolo che sta tenendo la telecamera. Thank ciao. You, Paolo. Thank you, next. Allora, come procediamo? Oggi proveremo a fare la foto in prospettiva in questo momento. Quindi tu terrai una mano alta e Debbie sembra quasi che ti stia tirando su. Quindi tu salterai a bordo piscina, in questa maniera. Ok, scattare queste foto si è rivelato leggermente più difficile del previsto. Io pensavo che fosse una cosa così un po' en passant, una cosa che tanto, vabbè, mi butto in acqua e metto un attimo in posa. Scatta la foto, metti la posa, guarda che bella questa cosa. E invece è proprio un bel niente. Gian, mano sinistra, alzala. Ok, molto. Cioè, proprio niente, proprio manco per immaginarsi. È stato un workout pazzesco. Mi sembrava di essere in palestra con il mio personal trainer. Solo che questa volta dovevo anche cercare di avere una faccia presentabile. Vai. Buoni. Diciamo che il primo scatto è stato quello più semplice. E infatti è venuta fuori una cosa pazzesca. Cioè, è già venuta. Ma che roba è? Sembra il soldatino. Guarda, presenti il soldatino. Sembra che ti sto sollevando proprio. Secondo me è pazzesca, è venuta veramente da Dio. Anche con lo sfondo così, con gli unicorni. Sembra proprio surreale. Però sembra che effettivamente quella mano mi stia tenendo appeso. Top, questa qua mi piace veramente tanto tanto. Presenti i soldatini. Ma cacchio, è venuto in 3 secondi, già fatto. A parte che se zoomiamo nella mia faccia sembra che veramente qualcuno mi abbia dato una sberla nel coppino. Però per il resto, no babà. Voto 5 unicorni su 7. Adesso si va in acqua, giusto? Si va in acqua, esatto. Vestiti. Wow, che outfit pazzesco! C'è stato un attimo un cambio di ensemble. Perché nel primo scatto ho pensato che sarebbe stato fico far sembrare uno scatto da esterno, però sott'acqua. Quindi cercavo tipo di camminare sott'acqua con la mia borsa, da sembrare che tipo stando, che ne so, in palestra o da qualche parte. Cioè non so dove vai vestito così. Sembro letteralmente un pazzo scatenato che ha trovato qualsiasi cosa che aveva nell'armadio e ha detto: ok, ci vediamo nei sotterranei. Faccio un attimo una telefonata, Ra. Salve. Sì, pronto. Pronto, prontino, è arrivato il postino. Ma il fotografo dov'è in tutto Arrivo. Questo? Sta prendendo coraggio per buttarmi. Dai, Gio, bastardo. Sei gonfiata. No, ho perso le ciabatte. Sta andando tutto a rotoli. Marcello, come io. Non riesco più a tenere tutto quanto. Ti sprechi. Ma questo fotografo. Eccomi. Aiuto. Prontissimo. Ok. È stato abbastanza difficoltoso perché la borsa continuava a andare su, perché era di plastica vuota. Dovevo tenere gli occhiali, il frontino, dovevo tenere anche le ciabatte che continuavano a portarmi su. Aspetta che la prendo io, che c'ho la maschera. Oddio, al cielo. Questa roba sta diventando un po' più difficoltosa del previsto. Però non demordo perché voglio uno scatto pazzesco. Eccola. Ma voglio essere famoso su Instagram. Fare anche una posa e stare nel contesto era veramente, veramente tanto difficile. Io spero che in acqua questa roba qua sembri migliore. Però qui quello che vedo è che ce ne sono due esempi. Uno di me che sembra che sto aspettando tipo l'autobus, tipo un po' tipo Sciura milanese. Scusa tesoro, né, quando passa l'autobus? Che però fa un sacco ridere. Sono pure lì al telefono. Ed era veramente il mio telefono, era veramente il mio iPhone. Tutti quanti mi dicono: ma lo metti veramente sott'acqua? Io, ma che se ne imbordi. Mentre l'altro sono io che sembra che sto veramente prendendo il volo. Ok, riprendo un attimo la mia borsa qua e me ne vado perché mi sento un po' a disagio, vi dico la verità. In fondo al mare. Qualcuno vuole un po' di acqua di piscina? No, grazie. Ok, neanche io, via, ciao. Ok, mi cambio. Vedete, questa è la faccia del disagio. E vedete, questi sono due oggetti che non avrei mai pensato di utilizzare nella mia vita. E invece sì. Praticamente voglio provare a fotografarmi sott'acqua mentre faccio palestra. A dirlo a voce alta fa ancora più ridicolo, onestamente. Io metto di nuovo in tenuta, fotografo subacqueo. Madonna. Mi dispiace tanto di averti coinvolto questo. Scrivetemi giù nei commenti se vi ricordate di questo outfit. Sempre in memoria, nel mio cuore.
È tanto bassa qua. Facciamo tipo qua così con i pesi. Tipo. Ok, così perfetto. Questa cosa è sempre più non senso, ti giuro. Nel mio cervello aveva senso, aveva tutto senso. Questo è stato il momento di quello del workout, che secondo me è stato il più facile, anche perché ero agevolato dai pesi. Secondo voi diventerò famoso su Instagram? Poco che ti tiri giù e siamo a posto. Io sento la fama di Instagram che mi sta raggiungendo, raga. Un filtrino e via, pazzeschissimo. Questa qua è stata molto semplice. Ok, strepitoso. Vai, già il prossimo scatto. Raga, lo scatto fa troppo ridere, perché se zoomiamo nella mia faccia sembra veramente che io sia tipo, ma lo sto facendo veramente? Cioè, mi si legge in faccia il disagio. Mi piace questo qua è veramente top. Però sai cosa vorrei fare? Dimmi tu. Qualcosa di un po' più tetro. Io nudo, no scherzo. Ma ricco la tavola Ouija, perché l'ho portata? Certo. Potrei fare una seduta sott'acqua, c'è qualcuno? Quello. La mia dignità forse? Grazie per essere venuti, grazie. Secondo me non c'è niente di più spaventoso di me che corro per il bordo piscina con dei pesi in mano. Penso che questa scena sia fatta di incubi. Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi proveremo a fare la tavola Ouija sott'acqua. Guarda che secondo me è un'idea video geniale. A parte gli scherzi, comunque, per questa foto ho la tavola Ouija. Un outfit abbastanza semplice, raga. Non posso buttare tanta la valigia in acqua. Lo so, alcuni di voi diranno, no, mettiti in costume da bagno. Manco matto. E proviamo a fare una seduta sott'acqua. Cioè la posa, tipo così. C'è qualcuno. Vediamo se c'è qualcuno veramente. Vediamo se ci rispondono. No, veramente, sarebbe assurdo. Però non la planchetta, raga. Onestamente penso di averla persa in piscina. Questa piscina sarà maledetta per sempre. Secondo voi è brutto? Vediamo. Oh, che momento. Galleggia. Vai, lo scatto con la tavola Ouija è stato assurdo. Prima di tutto perché ogni volta che la mettevo sott'acqua e la lasciavo andare, questa qua partiva come un razzo e ho rischiato 2 o 3 volte di tranciarmi completamente il naso. E ci ha già pensato il mio chirurgo plastico, quindi non si arriva anche qualcun altro. Madonna, ho rischiato. Testa in tipo giù, così. Però è stato veramente fighissimo provare a cercare di ricreare le idee di una seduta sott'acqua, che era veramente tanto complicato, perché volevo mettermi con le gambe incrociate. Quello che è venuto fuori è veramente il disagio, cioè sembra una scimmia. Ok, quindi adesso abbiamo tutti gli scatti, giusto? Quanti ne abbiamo fatti? 4. Ne manca uno. Facciamo una citazione al CDY. Va bene, sono d'accordo. Madonna, che c'è su questa. Poi c'è stata l'ultima. L'ultima, quella citazione alla casa di carta, ma adesso ormai conosciuta come la casa degli youtubers. La maschera è arrivata. Quella della casa di carta, del trailer del CDY. Ok. Ok. Allora, come sono? Magnifico. Ave Maria. Sembra Lana del Rey. Ce l'abbiamo fatta. Ok, volo. Abbiamo finito, andiamo a vederle. Top, grazie mille raga, troppo. Ce l'hai fatta allora? Ho fatto tutto. Che secondo me è venuto benissimo, cioè veramente top. Perché ho cercato di soffiare dal naso, stando comunque sott'acqua, quindi tutte le bolle uscivano dagli occhi della maschera, pazzeschissimo. Top, fa troppo ridere, bellissimo, mi è piaciuto. E questo è tutto ragazzi, fatemi sapere giù nei commenti cosa ne pensate delle mie foto sott'acqua. Le avete mai provate a fare anche voi quest'estate? Io sono molto curioso di sapere cosa avete scattato e come sono venute. Io vi ricordo di guardare giù in info box per i link agli altri canali che hanno collaborato con me in questo progetto del CDY. Fatemi sapere giù nei commenti qual è la vostra preferita. Se questo video vi è piaciuto mettete un pollice in su, così so che ne devo fare altri. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale. Esce un nuovo video di martedì, il 15 sabato alle 10:30, tutto giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. E vi mando un bacione grande grande e al mio prossimo video. Ciao!